La finale di Coppa Abruzzo di prima categoria vede confrontarsi due club di province diverse e con un risultato differente ottenuto dai rispettivi gironi. Il San Benedetto ha trionfato con un margine rassicurante sul Luco e si prepara al prossimo anno al campionato di promozione. Lo Scerni ha solo sfiorato i playoff e non è riuscito, appena per una lunghezza, a centrare gli spareggi a coronamento di una splendida rimonta. Sul neutro di San Buceto, obiettivo grosso dunque per entrambe le società, volenterose rispettivamente di double o di riscatto per una stagione comunque molto positiva. Pronti via, gli uomini di Mister Cianci, peraltro oggi titolare tra i pali, sfiorano il centro per due volte su Piazzato, ma Bassi e la fortuna sono con il San Benedetto. Reazione dei giallorossi su calcio di punizione di Catalli, ma lo stesso Cianci salva in qualche modo sulla linea di porta. Al 20° però l'esperto classe 86 non può nulla sulla ribattuta di Catalli dopo una parata ed una respinta da due passi. È il vantaggio del San Benedetto che esulta con la sua folta cornice di pubblico. Nel primo tempo c'è ancora spazio per un pallonetto dello stesso Catalli che impatta sulla traversa, quindi siamo alla ripresa che si apre con l'appoggio a porta praticamente sguarnita da parte di Zazzara dopo un eccellente assist dall'out mancino di Ettore. È il 2-0 dei giallorossi ormai ad un passo dal chiudere definitivamente il match. C'è ancora spazio per una bella parata di Cianci in volo sulla conclusione di controbalzo di Catalli, quindi il Tris è servito con un'azione in fotocopia rispetto al 2-0, soltanto che stavolta è Torre a concludere ed a trovare il proprio centro personale. Gara terminata? No, c'è ancora lavoro per Cianci, prima su un piazzato di Cordischi e poi su una conclusione al volo di Catalli. Ed a match praticamente concluso c'è spazio per il poker del subentrato Morgani, che manda alla storia la disputa. Il San Benedetto conquista quindi la Coppa Abruzzo di prima categoria e festeggia un importante double ottenuto sotto la conduzione del patron Cerasani e di mister Berardino di Genova. Spazio ora per quello che ci riguarda alla premiazione delle due squadre e alle interviste del post gara. Questa è una coppa che noi ci abbiamo sempre puntato, quindi non è una cosa uscita per caso, quindi meritatissima perché abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte. Sì, il primo tempo ci hanno messo un po' in difficoltà, poi la nostra forza è uscita fuori e quando giochiamo... Ma che dobbiamo fare? È una cosa bella e mo' puntiamo alla promozione, vediamo un attimo, dai! Sì, direi, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, il livello dell'avversario era abbastanza importante, sapevamo già che era una squadra abbastanza forte, con degli elementi di categoria superiore e che era difficile. Io posso soltanto ringraziare tutti i ragazzi, i miei giocatori, il mister, tutti i tifosi e abbiamo giocato una buona gara fino al primo tempo, secondo me. Però poi loro la differenza dei singoli dell'altra squadra hanno fatto la differenza, tutto qua. Sì, abbiamo fatto secondo me un ottimo campionato, abbiamo fatto un girone di ritorno senza mai perdere una partita, però purtroppo non siamo riusciti a centrare i playoff, perché è una regola che è cambiata, prima erano una differenza di 9 punti, adesso sono passati a 8, e per un soffio ecco, l'abbiamo persa. L'anno prossimo dove ripartiamo? Ripartiamo da questi ragazzi che secondo me sono abbastanza affidabili, bravi e vediamo di fare meglio, sicuramente faremo meglio l'anno prossimo, tutto qua. È che speriamo di centrare qualche obiettivo in più. Emozione grandissima, siamo partiti da lontano, ringrazio i ragazzi, la dirigenza, il nostro magnifico pubblico e grazie a voi che ci avete sempre aiutato, ci avete dato risalto in questa stagione. Grazie mille e ci vediamo l'anno prossimo. Una soddisfazione enorme, questi ragazzi l'hanno meritata, l'hanno voluta e ci credevamo tanto e credo che oggi abbiamo dimostrato che siamo i più forti, insomma.
Sì, chiaramente il salto di categoria poi comporta altre dinamiche, la società già si sta muovendo, ha un buon programma di lavoro, chiaramente adesso godiamo un po' questa serata, poi ci sederemo con la società, la volontà di continuare c'è tutta da parte mia, il presidente è motivatissimo e certo la promozione è secondo me molto più dura della prima categoria e vanno gestite tante cose, e però poi questo pubblico di San Benedetto merita e speriamo di regalare altre soddisfazioni. Ma io sono motivato e vorrei rimanere, sento la fiducia chiaramente, non posso nasconderlo, poi sai dopo una stagione che vinci campionato e coppa sarebbe quasi scontato, anche se scontato non lo è perché poi dobbiamo vedere un po' di cose, ma io sono di San Benedetto, voglio rimanere a San Benedetto e speriamo che riusciamo a creare qualcosa di importante anche l'anno prossimo. Sì, sicuramente abbiamo incontrato una squadra che con questa categoria penso abbia veramente ben poco, è veramente una squadra ben organizzata, con elementi di categoria a mio avviso molto molto superiore. E ci abbiamo provato, sapevamo comunque che il livello era alto, però insomma le loro qualità sono uscite sicuramente meglio delle nostre in rivelanza. Insomma, da questa gara c'è sicuramente la consapevolezza di avere più esperienza per gli anni prossimi, perché poi comunque sia noi siamo una squadra piena di giovani, basta guardare la distinta, basta vedere i 5 fuori quota che erano inizialmente in campo, quindi ci sta, ci può stare. Quindi consapevolezza sicuramente aiuta a crescere, poi le sconfitte ancora di più, quindi lo prendiamo come un punto di partenza e non di fine. Sì, anche nel campionato diciamo che siamo partiti un po' a rilento, comunque sia sempre il solito discorso, avevamo molti ragazzi nuovi, giovani, quindi fargli capire anche la categoria, molti venivano dal calcetto, quindi ho dovuto lavorare anche con questi elementi. E da lì in poi, quando abbiamo iniziato a giocare bene, abbiamo fatto un grosso cammino, mi sembra che l'ultima sconfitta risale al 19 dicembre, quindi siamo stati sempre vincitori o con dei pareggi, ma davanti a noi hanno corso in una maniera pazzesca e non siamo riusciti comunque a ricollegare il gap, e quindi dispiace anche per quello, perché poi alla fine per un punticino non abbiamo avuto la possibilità di fare i playoff. Spoiler sulla prossima stagione, se è possibile farlo, mister Cianci ancora sulla panchina dello Scerni? Staremo a vedere, ma probabilmente sì. Grazie.